Buongiorno a tutti, vi ringraziamo di essere qui per questo incontro ormai tradizionale. Istituzioni cittadine, la scuola normale, la fondazione Pisa e la fondazione Teatro. In questo nuovo formato, in questa nuova cornice, nasce questa stagione che però è sempre la stagione dei concerti, la normale, con lo stesso progetto culturale, con lo stesso direttore artistico, il maestro De Incontrera. Daremo subito la parola a lui perché ci parli della stagione, ma vorrei dare l'opportunità agli altri attori di questa partnership di dare anche loro il benvenuto a tutti quanti voi e la parola al maestro De Incontrera, quindi i presidenti delle due fondazioni che ho appena nominato. Grazie, questa credo che sia la 12ª o forse più stagione che la Fondazione Pisa appoggia, e direi che nelle ultime due, in particolare in questa, la nostra partecipazione è più importante, nel senso che si è costituito un progetto triennale rispetto a quelli che erano dei contributi annuali precedenti. La stagione è, come di consueto, la stagione di musica cameristica, solistica e sinfonica della città di Pisa, oltre che essere naturalmente i concerti della normale, ed è da questo punto di vista che la Fondazione la appoggia ed è grata alla scuola normale per avere creato e coltivato per tanti anni una tradizione così forte che ormai ha superato i 40 anni, appunto questa è la 46ª edizione. Penso che il cartellone che il maestro De Incontrera presenterà sia estremamente interessante, come al solito di grande qualità e con delle proposte anche che variano rispetto ad una programmazione più banale e più tradizionale. Direi che non ho altro da aggiungere. Grazie. Buongiorno, ringrazio dell'invito professor Bertram. Io credo che i concerti della normale siano per la Fondazione Teatro di Pisa un fiore all'occhiello, perché noi non abbiamo una stagione concertistica e la stagione concertistica è il meglio che si possa organizzare in questa città e che si sia organizzato in questa città per tutti questi anni. Ovviamente ascolterò con piacere quello che ci dirà il maestro De Incontrera sul programma, ma mi faceva piacere ricordare la gioia e il gradimento con cui la Fondazione del Teatro di Pisa accoglie tutti gli anni la normale, anche perché c'è un altro senso e un altro significato più, diciamo, nascosto, ma che sarebbe bene venisse puntualizzato tutte le volte. Io vorrei incaricarmi di questo, cioè il rapporto fra la Fondazione Teatro e la più prestigiosa università di questa città. Io credo che questo non vada mai dimenticato, perché, come son solito dire, il teatro è momento e parte di una rete culturale. E quando la cultura è ispirata e finanziata negli anni passati, quest'anno la formula, il sistema è cambiato e dobbiamo
ringraziare la Fondazione, della Fondazione Pisa, ormai si chiama così, per il suo consistente e programmato finanziamento, però dico, quando accade questo, un teatro credo che debba veramente essere, come noi siamo della Fondazione Teatro, soddisfatti e felici che si realizzi questa forma di integrazione, per me fondamentale. Quindi io saluto i presenti dicendo che faremo il possibile perché ovviamente voi, ma anche noi, perché questo programma sia adeguatamente pubblicizzato, perché il teatro sia tutte le sere pieno come lo è sempre, e mi auguro che sia una festa per la città già solo il teatro pieno. Figuriamoci dopo che De Incontrera ci avrà spiegato che cosa si suonerà. Grazie a tutti. Grazie a entrambi. Do subito la parola al maestro, due sole parole che quelli che di voi hanno già partecipato a queste introduzioni hanno già sentito, ma ha ragione il presidente Toscano, vanno ripetute. I concerti La Normale sono una stagione unica perché nascono da un'esigenza unica e particolare per una stagione concertistica, ovvero un'esigenza soprattutto formativa per la scuola normale superiore. Noi riteniamo, questa è la 46esima stagione, riteniamo che come parte dell'offerta di stimolo culturale che noi dobbiamo ai nostri allievi, la musica giochi un ruolo importante. Su questa idea e su questo progetto, su questo disegno nasce una stagione concertistica per la scuola normale. Fortuna vuole, e forse non è solo fortuna, che questo progetto trovi il consenso, l'interesse e il plauso della città. Siamo contentissimi che i concerti della Normale abbiano un crescente e consolidato consenso in termini di partecipazione da parte dei cittadini. Questo è un indicatore di successo che ci piace ricordare, ed è anche un indicatore del successo della programmazione, che viene del contenuto particolare della programmazione, che riesce a fornire stimoli culturali, a far sperimentare nuovi percorsi e mantenere quella godibilità che altrimenti non porterebbe i livelli di occupazione del teatro che abbiamo. Abbiamo avuto il piacere di sentirci dire da altri teatri in altre ed altre stagioni come trovavano sorprendente il livello di successo di questa stagione, il livello di riempimento rispetto ad altri teatri e ad altre stagioni. Di questo noi siamo contenti, siamo grati alla città perché condivide questo nostro progetto, e naturalmente, fatemelo dire, siamo soprattutto grati al maestro De Incontrera, che è l'architetto culturale di questo percorso, e a lui do la parola. Grazie professor Beltram, grazie a tutti per le parole che mi avete dedicato. Sì, non so se me le merito, comunque grazie. Dunque, spetta a me dirvi qualcosa su questo progetto 2012-2013, il concetto della Normale, e io voglio sottolineare una cosa che ha detto il professor Beltram, e cioè che questi concerti hanno un'impronta speciale, e cioè sono i concerti della Scuola Normale Superiore di Pisa, non di una normale associazione Amici della Musica o società di concerti, e dunque hanno conservato in tutti questi anni alcune caratteristiche che io ritengo fondamentali, posso dire sempre più importanti, in un momento in cui c'è l'inseguimento al déjà vu, alle cose che già si conosce, a rifare sempre quei stessi 10 titoli, eccetera. Il che naturalmente sta in una politica dissennata della cultura, tra virgolette, italiana, della politica culturale italiana,
soprattutto italiana, ma non solo italiana, e che la scuola normale ha inteso in qualche modo combattere in questi anni per stimolare la curiosità, offrire cose anche non pacchiane, non le solite cose. Io sono straconvinto che nel momento in cui spegniamo la curiosità abbiamo terminato tutto. Dunque, ci sono in tutte le stagioni concerti che naturalmente non riempieranno forse il teatro, non avranno quel gradimento che i soliti 10 titoli portano a riempire le sale, ma sono fondamentali per conoscere, e credo che questo principio sia il fondamento stesso della ragion d'essere della Scuola Normale Superiore di Pisa e dei concerti della Normale. Naturalmente non si può organizzare delle stagioni troppo elitarie, troppo esclusive, troppo lontane anche da quello che è un sentire un po' più consueto della musica. Ed ecco la ragione per la quale in tutti questi anni io ho mediato fra cose come di più facile ascolto con altre evidentemente che io spero possano essere capaci di stimolare un interesse speciale, di andare ad affrontare territori che non si conosce, a cercare di indagare meglio in un mondo che è quello della musica, così straordinariamente ricco di stili, di tendenze, di anche provocazioni, di contaminazioni, eccetera. La stessa operazione è stata condotta anche in questa stagione, che sia detto per inciso è la mia ultima stagione a Pisa, perché credo sia giusto a una certa età anche ritirarsi e lasciare il posto agli altri. E insomma, vorrei lasciare questa città e devo dire innanzitutto un sentimento di grande orgoglio per la fiducia che la Scuola Normale mi ha dato in questi anni. Per me è stato un motivo straordinario, forse fra tutte le direzioni che ho avuto di teatri e città piccole, grandi, di aver lavorato a fianco per 15 anni di Giorgio Strehler, eccetera, però il fatto di far parte della famiglia della Normale di Pisa per me è stato sempre un motivo di speciale soddisfazione e orgoglio, e anche per il fatto di aver incontrato qui tantissima gente meravigliosa, e lo dico a tutti i livelli. Io ricordo veramente tutti i collaboratori all'interno della scuola con un affetto che è rimasto, ci si sente, ci si scrive, ci si telefona, ci si vede, e dunque a dimostrare come in qualche modo si è cementato anche un rapporto di amicizia vera e di stima reciproca che per me è assolutamente fondamentale. Perché posso dire che io mi sono potuto permettere nella mia ormai lunga vita di fare solo le cose che mi divertivano e mi piacevano. E dunque credo di essere stato uno dei fortunati tra i fortunati su questo pianeta. Ma andiamo al programma. C'è un leitmotiv, io da triestino, da wagneriano, allevato con Wagner, suonato il pianoforte dal nonno, dal papà, dagli amici di casa, eccetera. Non potevo non terminare con un leitmotiv. E il leitmotiv riguarda un momento stupefacente della civiltà mitteleuropea, che poi naturalmente ha avuto riflessi un po' dovunque. Ed è sul ritmo ternario della danza, di quella danza che, partendo dai minuetti, passando ai Ländler, alle Deutsche Tänze, eccetera, arriva quindi alla generazione dei valzer, i veri grandi valzer di Johann Strauss padre, di Lanner, eccetera, per arrivare dopo alla stagione, ormai quasi da poemi sinfonici, dei grandi valzer di Johannes Strauss. Ma naturalmente non è solo Vienna, e anche qui, pur inaugurando la stagione, partendo proprio da questo,
da questo tema del valzer, delle stagioni del valzer, importante ricordare le stagioni del valzer, e avendo convocato uno degli ensemble più celeberrimi dell'universo quando si parla di valzer, e cioè la Festival Strauss, che è quella fatta con i musicisti che noi vediamo il giorno di Capodanno da Vienna, perché la maggior parte, tra l'altro, dei musicisti che arriveranno qui appartengono ai Wiener Philharmoniker, e dunque ho affidato a loro la partenza, però cercando di dare anche una cornice al valzer, cioè le stagioni del valzer che avevano anche dei riflessi in galoppo, in quadriglie, in danze che furoreggiavano allora nelle sale di Vienna. Noi non dobbiamo dimenticare che quando esplode la moda del valzer, emancipandosi appunto da Schubert, da Beethoven, si arriva a una cosa folle quando si dice che il congresso di Vienna si muoveva al ritmo del valzer. In qualche modo era vero. Adesso non mi ricordo esattamente i numeri, appunto, perché sono vecchio, ma c'era per esempio l'Apollo Saal a Vienna, che aveva tipo 5 saloni di danza, 40 sale più piccole, fontane con i cigni che nuotavano, 7 ristoranti, cioè era ormai diventata una industria, una specie di come noi oggi vediamo gli ipermercati, no? Solo per il valzer, ma si ballava dappertutto, in tutti i caffè storici che ancora noi oggi possiamo visitare a Vienna, lo Sperl, il Museum, eccetera, avevano la loro orchestrina che suonava valzer. Oggigiorno questa cosa si è un po' cristallizzata, è diventata elemento turistico come i cioccolatini Mozart o la Sachertorte, eccetera, ma allora era la vita di una città che cercava una nuova dimensione dopo la fine del Sacro Romano Impero, il congresso di Vienna, le politiche di Metternich, e diventava quel fazzoletto incantevole, così gemütlich, che è stata l'Austria e Ungheria, l'Austria di Francesco Giuseppe, e dove si riflettono i bagliori appunto dell'età di Maria Teresa, di Giuseppe II, e dunque degli splendori precedenti. Tutto al ritmo ternario della danza. Allora, non è però solo l'Austria, perché la moda del valzer, il ritmo ternario del valzer, è dilagato in maniera fulminante in tutta Europa, e infatti noi vediamo che, passando dal primo concerto tutto sangue viennese, tutto Danubio, ci sarà un altro concerto, e questa volta il 29 gennaio, se volete, anche se avete magari con voi il programma, l'ho affidato a François-Joël Thiollier, che era venuto parecchi anni fa, è un pianista francese, americano, aveva vinto Regina Elisabetta il concorso tanti anni fa, ed è uno dei più funambolici pianisti che ci siano, e propone un concerto che è tutto dedicato al valzer, ma il valzer che va a San Pietroburgo, a Parigi, oscilla tra capricci, variazioni, eccetera, eccetera. E infatti parte da alcuni Ländler e Walzer di Schubert, arriva a Alexander Scriabin, a Rachmaninoff, e poi eccolo qui nel Karl Czerny, che è stato maestro di Beethoven, che noi lo vediamo qui con variazioni su une très belle valse viennoise, dove cita un valzer di Schubert che prima aveva suonato nella versione originale. E poi Liszt, Karl Tausig, Erik Satie, ecco la Parigi ironica, scanzonata, Debussy. E per terminare proprio il concerto con
il più stupefacente affresco di Vienna visto dall'occhio disincantato francese, e cioè la valse di Ravel, questo sogno di un valzer che esplode in una immaginaria sala, che è stata una composizione che Ravel ha scritto per Diaghilev, anche se poi Diaghilev non l'ha portata sulla scena perché la riteneva impossibile da realizzare. E ancora valzer in un concerto che ormai più avanti nella stagione, che è tutta legata a Johannes Brahms, con canti e valzer d'amore. Ci sono due grandi famosi cicli per quartetto vocale e pianoforte, pianoforte a quattro mani, che sono i Liebeslieder e i Neue Liebeslieder di Walzer, che sono incantevoli pagine che creano proprio veramente, come dire, una sorta di album, di fogli d'album, di album blätter, costruiti nello stile tedesco, ma che risente già del profumo di Vienna, cioè di quella che diventerà la città d'elezione per Johannes Brahms, e che nascono anche con un pensiero amoroso un po' frustrato, che è quello dell'amore di Brahms, giovanissimo, che arriva in casa Schumann e si invaghisce di Clara. Qui mi fermo perché poi sono stati fatti tanti romanzi rosa su queste cose, ma io rispetto Clara, sono un po' innamorato e dunque la credo fedelissima, almeno fino al 56, quando ha sotterrato il povero Robert Schumann. E i quattro cantanti celeberrimi che qui arriveranno con duo pianistico saranno degli interpreti perfetti, perché io uno di questi cicli l'ho sentito a Bolzano dal vivo, ma c'è anche un disco con proprio questi interpreti e proprio gli stessi che fanno i due cicli di Johannes Brahms. Io ho inserito, per fare ispirare i cantanti, perché è una cosa doverosa qualche volta, nessuno pensa che possano cantare cosa che evidentemente non sempre è facile, inserendo i famosi valzer opera 39 per pianoforte a quattro mani, sempre di Johannes Brahms. Dunque un piccolo ciclo, questo leitmotiv dedicato alla danza, che mi sembrava insomma far riflettere su quella che è stata una stagione di una civiltà e di una cultura che non era soltanto danza, riguardava tutti gli aspetti forse della vita del centro Europa, e non solo del centro Europa poi, ma legati alla letteratura, all'arte in genere, al teatro. Era veramente un respiro dell'Europa post-napoleonica, diciamo, che forse è bello sentire rievocare in questo modo. Però sono programmi, come vedete, ammiccanti, insomma, che dovrebbero piacere, spero anche ai giovani, non soltanto all'antiquariato come chi vi parla. Allora, si inizia con le stagioni del valzer, subito dopo ecco qui qualcosa di stimolante, di particolare, un omaggio a John Cage, in cui si celebra quest'anno i 100 anni dalla nascita, con Roberto Fabriciani, illustre flautista, tra l'altro toscano, voi conoscete, no? Penso, e con un percussionista formidabile che è Jonathan Faralli. Tutto un concerto dedicato a Cage. Cage è stata una delle figure centrali della musica del Novecento. È il personaggio che ha scombinato le carte della serialità, della dodecafonia, di quello che si era, come dire, inserito in una Torre Seburnea nel dopoguerra Darmstadt, come se il fiume della scuola di Vienna, di Schoenberg e di Webern, da parte Berg forse, si fosse incanalata verso una
serialità integrale, dove il calcolo matematico, le geometrie, la purezza del numero dovesse essere sovrana rispetto al fatto espressivo, lo dico con virgolette, poi forse un termine non sempre facile da usare per la storia della musica contemporanea. Ad Darmstadt improvvisamente arrivò questo americano che l'Italia aveva conosciuto in una dimensione farneticante, a lasciare la doppia con Mike Bongiorno. Perché John Cage aveva una malattia mentale, forse, no? Doveva mangiare funghi, si è occupato di funghi, ma era talmente forte, come le donne incinte che vogliono le fragole, che hanno stie voglie, che andava con funghi velenosi in ospedale, al pronto soccorso, li mangiava e li facevano subito la lavanda gastrica. E dunque si è presentato come conoscitore di funghi alla Sala Doppia e ha vinto, quella volta era la somma prodigiosa di 5 milioni e 600 mila lire. Potete immaginare come è stato messo alla berlina da Mike Bongiorno, il quale dice: lei è musicista, ci fa sentire qualcosa. E Cage si faceva portare un catino d'acqua, faceva così e diceva: souvenir de Venise. E Mike Bongiorno naturalmente che diceva: signor maestro, questa, sì. E lui imperterrito, masticando come americana, e comunque rispondeva a tutte le domande, ha vinto tutto. Dunque per l'Italia era una specie di macchietta americana, un superficiale eccetera, ma al di là di questa dimensione di un personaggio così solare, così tranquillo, va detto che tutti gli esperimenti che faceva nei laboratori, negli Actor Studio newyorkesi, insieme a Merce Cunningham, sono stati fondamentali. I rapporti tra Ginsburg, Cage, insomma, sono stati veramente momenti fondamentali della storia non soltanto della cultura americana, ma mondiale. Lui arrivò a Darmstadt a un certo momento e disse: ma cosa tutti impegnati, tutti seri, tutti guardi, la nota doveva durare un secondo e due decimi, guai se doveva tre decimi, no? La musica c'è, dice, cosa è di più straordinario del rumore che fa il filamento della lampadina nel momento che si accende la lampadina, no? Noi dobbiamo catturare quello, ascoltare questo. Qual è la meraviglia del suono del vento, della pioggia? Come dire, lui scombinò le carte, perché a un certo momento tutti finirono forse per diventare meno pedanti, meno bloccati su un'idea della costruzione puramente geometrica della musica, e a pensare che forse si poteva guardare attorno con un attimo di maggior scioltezza. E si aprì tutta una strada, che era quella dei gruppi Fluxus, degli happening, eccetera. E dunque, un personaggio veramente magnifico. Io l'ho conosciuto, abbiamo lavorato al studio di fonologia a Milano, quando lui scrisse Fontana Mix, ed era meraviglioso, no? Perché si pensava, quando si arrivava in studio di fonologia, con i sintetizzatori, che ancora non c'erano, ma i proto, con i modulatori ad anello, con gli oscillatori, si costruivano linee, con il nastro magnetico, si girava il nastro per sentire la rovescia, c'era una situazione ancora artigianale, e John Cage guardava e diceva: registra, dopodiché c'era questo tecnico mitico a Milano, Marino Zuccheri, che diceva: maestro, che metto anche questo, metti. Certamente ha trovato un discorso di Mussolini su un vecchio disco, ha detto: e voi che metto questo? Ok, anche questo. E dunque è diventato un immane
brodaglia di tutte le cose possibili e immaginabili, ho detto ecco, questa è mia Fontana Mix, no? Si può ovviamente discutere, queste cose possono anche sembrare datate come tanti comportamenti della cultura e dell'arte del Novecento, su questo non c'è alcun dubbio. Noi che dobbiamo attenderci in una composizione di John Cage, la quarta ballata di Chopin, evidentemente, no? Ma come non possiamo attendercela, se vogliamo, da Kandinsky, di vedere Beato Angelico? E dunque il problema è che va considerata in una dimensione indubbiamente storicizzata e certamente divertente e comunque quasi sempre provocatoria. E dunque un omaggio a John Cage forse era doveroso, credo, per una istituzione come la Scuola Normale. Visto il successo clamoroso di Grigori Sokolov dell'anno scorso, sono riuscito a riaverlo anche quest'anno. Lì è detto che il programma è da completare, no? Dopo Rameau e Mozart, e l'ha completato, ma noi avevamo già stampato. E l'ha completato come meglio di così non si poteva. E cioè nella seconda parte suona l'opera 106, detta Hammerklavier, di Ludwig van Beethoven, dunque la più poderosa, certamente uno dei monumenti assoluti della forma sonata di tutta la storia, poderosa per il tipo anche di pianista, un'esecuzione indimenticabile. Arriverà Victoria Mullova, violinista che tutti tanti dischi, dolcetti, al forte piano, non al piano Beethoven, tra cui la primavera e la sonata a Kreutz, dando molto rilievo evidentemente allo strumento a tastiera, che sonata a Kreutzer per sta scritto sulla partitura di Beethoven. Quando lui la eseguì per la prima volta, no, aveva improvvisato la parte pianistica, non l'aveva ancora neanche tutta scritta, no, e aveva scritto soltanto una traccia per il violino. E dunque la parte pianistica è fondamentale, e dunque non è per violino e pianoforte, ma è per pianoforte e violino. E dunque qui abbiamo un grande esecutore al fortepiano e una stupefacente violinista che in qualche modo li fa da bordone, ma sembrano essere lei la protagonista. Comunque anche qui un programma di grande solidità. È interessante vedere il rapporto che si crea tra la sonorità del fortepiano invece che del gran coda moderno con la sonorità del violino, e direi in particolare con la sonorità del violino della Mullova, che è una sonorità non calda, non è prorompente, è una sonorità un po' puntuta, un po' ruvida, e dunque sarà sicuramente anche qui un discorso straordinario anche dal punto di vista di una ricerca filologica. Di Thiollier ho detto. Il 26 febbraio ritorna il vostro eroe pisano, Baglini, con la sua compagna, con la Silvia Chiesa. Voi sapete che Baglini ha cose anche con la Silvia Chiesa. Uscire un disco lui da solo, il testo sul libretto che lui mi ha pregato di scrivere,
perché Schumann è l'amore della mia vita, avete capito già prima, non parlavo di Clara, dunque mi sento un po' in casa, poi quando sono in Germania appena posso faccio la deviazione, vado a Zwickau, vado a questi posti, per me sono luoghi di pellegrinaggio. E perché mi interessava anche tanto, tutto sommato, scrivere questo testo per il libretto? Perché le incisioni che ha fatto Baglini riguardano proprio un capitolo particolarissimo di Schumann, quello delle frasi nascoste, dei codici segreti. È un problema che ha inseguito tutta la vita Schumann. Alla fine, ormai pazzo, faceva evocazione col tavolino, aveva visioni, eccetera. E comunque lui proprio fin dall'inizio ha cominciato a scrivere su elementi che appartengono alla numerologia nel rapporto ormai degli antichi, ma che continuava ancora all'epoca del primo Ottocento, che era quello di, nel caso più semplice, di numerare le lettere dell'alfabeto e quindi trovare tutta una serie di combinazioni. La più famosa è quella di Bach, dove si somma la B, la A, la C, la H, fa 14, e Johann Sebastian Bach fa 41, dunque l'opposto, eccetera. Su queste situazioni legate tra i rapporti dei numeri e l'alfabeto e le note musicali, ci sono tutte delle operazioni che ha fatto Schumann molto particolari, molto intelligenti, molto anche difficili da decifrare. Pensate che gli studi più importanti sono stati fatti da un certo Sams, che nella Seconda Guerra Mondiale era negli uffici segreti degli inglesi per la decodifica dei codici segreti militari tedeschi e giapponesi. E lui era anche un musicologo straordinario e ha scritto delle cose molto, molto significative, molto importanti. È chiaro che non si deve troppo lasciarsi poi trasportare da questi aspetti, bisogna sempre tenere conto del fatto musicale, però ovviamente, siccome in questo caso parliamo di Schumann, la parte musicale è garantita, indipendentemente dai rapporti numerici, dalla mistica ebraica, eccetera. Allora, torniamo a Baglini, il quale ci esegue la prima sonata di Brahms con la moglie, che è già stata pubblicata insieme alla seconda in un disco della Decca, la sonata di Benjamin Britten e la sonata di Rachmaninoff. Dunque un programmone straordinario, e credo che sarà anche questo un concerto di notevole rilievo. Seguirà l'ormai classica presenza di Geoffrey Swann con un omaggio imprescindibile. La sua tesi di laurea è stata sulla cellula di quattro note da cui deriva tutta la tetralogia di Wagner. C'è questo microcosmo all'interno che è, da lì poi si è generato tutta la tematica, tutta la struttura della tetralogia, dunque parliamo del più grande, più proprio vasto monumento musicale mai creato. E la sua tesi di laurea, formidabile, ha indagato proprio su questo nucleo primigenio da cui appunto si è sviluppato tutto il resto. Geoffrey, tra l'altro, quasi tutti gli anni è a Bayreuth al festival, che fa delle lezioni, delle conferenze su Wagner, proprio invitato da Caterina Wagner, da loro. E dunque non potevo non dire nel bicentenario della nascita di Wagner, non potevo esimermi dall'invitare Geoffrey a parlarci di Wagner. E lo farà attraverso, diciamo, un'operazione che riguarda Wagner, le trascrizioni e quello che potremmo dire
il mondo di un wagnerismo che qualcuno ha detto la wagnerite acuta che ha preso molti musicisti dopo Wagner. Dunque sarà sicuramente imperdibili questi interventi delle due lezioni, i due concerti del nostro Jeffrey. Il 16 marzo è la volta dell'operazione più vistosa come unica serata, e cioè la Johannes Passion di Johann Sebastian Bach. E dunque noi avevamo già fatto il Magnificat, cantate, la Matthäus, la Messa in Si minore, avevamo fatto... La Johannes è la prima delle passioni che Bach scrive, ancora tra Köthen e Lipsia, ed è la prima grande passione che viene fatta a Lipsia nel 1723, quando raggiunge appunto alla nomina di cantor nella Thomaskirche, eccetera. E una struttura favolosa questa della Johannes Passion, anche come struttura con le sue geometrie all'interno, tra recitativi, arie, le forme di croce che si formano proprio dal punto di vista formale. E della passione anche più sentita umanamente. La Matthäus è quasi più marmorea. La Johannes Passion invece ha una partecipazione emotiva molto umana, molto vicina all'uomo, ed è anche drammaturgicamente forse quella più importante, più interessante. A realizzare questo stupefacente monumento della civiltà occidentale ho chiamato il Bach Corps, è l'orchestra di Monaco, che è specializzata proprio in queste operazioni. Era stata fondata ancora da Karl Richter, e poi insomma adesso è nelle mani di questo Hans-Jörg Albrecht, che è uno straordinario direttore, con cantanti magnifici, dove sarà un grandissimo, grandissimo evento. E il quartetto Klimt arriverà il 23 aprile, che è un quartetto nato a Fiesole, dunque all'ombra del povero Farulli, che è morto cosa 10 giorni fa, no? Ha come pianista Matteo Fossi, che è quello che ha anche creato questo quartetto Klimt. E loro ci eseguiranno Antonín Dvořák, Robert Schumann, e in mezzo un quartetto scritto per loro da Ivan Vandor, che è un compositore vivente, anziano, ma straordinariamente bravo e famoso. Questi sono i concerti della normale di quest'anno. Accanto a questi, come tradizione, ci sono 4 concerti dell'Ort che noi ospitiamo e di cui io non metto lingua, è un capitolo sinfonico che viene ospitato, il progetto dell'Opera Studio, che anche questo mettiamo nel cartellone, ma non è fatto attraverso di noi, e il coro Galilei, che è una operazione fatta all'interno, insomma, in qualche modo collegata con la scuola, che da sempre, fin dalla nascita, ha chiuso la stagione. Ecco, io spero di non averla fatta troppo lunga, di aver almeno per un'ultima volta dimostrato quanto mi piace questo lavoro e di essere veramente grato ancora una volta a tutti quelli che hanno collaborato sia esternamente che internamente alla scuola per le stagioni di questi ultimi, credo, non so, 15-16 anni. Grazie a tutti.
Un applauso che esprime benissimo l'affetto che tutti abbiamo per il maestro, e devo dire che sentendo la sua presentazione, vi dico anche un segreto, questa mattina è partito alle 5:50 o qualcosa del genere da Trieste, e vedendo questa vitalità io sarei pronto ad affidargli per le prossime 46 stagioni successive della stagione, perché penso che l'energia ci sia tutta quanta. Sai, come disse il nostro amico, la famosa battuta, Cristo è morto, Marx anche, e anche io non mi sento più tanto bene. Avremo modo tutto l'anno comunque, spero di averlo con noi a questi eventi e di festeggiarlo ancora parecchie volte. Grazie a tutti quanti e ci vediamo presto. Grazie.